Domenica 4 dicembre, bentrovati da Liberi Dentro Eduradio TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città. Oggi alla conduzione ci sono io, Antonella, e con me c'è Diana. Ciao Diana. Ciao Antonella e ciao a tutti. Diana Botta, come al solito, ci racconta qualcosa del territorio. Oggi di che cosa ci parli, Diana? Oggi vi parlo di San Vittore, quartiere della città. Si tratta di una mostra che è iniziata il 7 novembre scorso e andiamo questa settimana a Piacenza. La mostra è una mostra fotografica riguardo proprio al carcere di San Vittore e è in corso presso la Fondazione di Piacenza e Vigevano, organizzata anche grazie all'aiuto di Verso Itaca APS. Noi Verso Itaca in realtà la conosciamo perché lavorano molto sulla giustizia riparativa e hanno creato anche la redazione di Sosta Forzata, in cui le persone messe alla prova si raccontano attraverso la scrittura e mi sa che c'è la nostra Carla Chiappini in questa associazione. Sì, esatto. Abbiamo anche parlato con alcune ragazze di Verso Itaca, proprio con Giada Paganini e Valentina Castignoli, che hanno anche scritto un libro con il supporto proprio di Carla Chiappini sulla loro attività e sul libro si chiamava La scrittura che ripara. E invece questa volta l'associazione ha lavorato a un percorso fotografico alla mostra della fotografa Margherita Lazzati, che ha creato un racconto del carcere fatto di persone, storie e luoghi e incontri. È un percorso fatto di immagini e parole, che rappresenta la sintesi del lavoro della fotografa che ha raccolto anche delle interviste prese da persone detenute, volontari, operatori che lavorano in carcere, assistenti spirituali, insegnanti e tutte le persone che ruotano appunto attorno al mondo del carcere. Si tratta appunto di una narrazione del carcere, quello un po' a cui siamo abituati, quindi come uno spazio di incontro di persone diversissime e appunto anche qui, come in altre mostre di cui abbiamo parlato, non emerge di certo un pianeta a sé stante, ma un luogo della città che vive di dolori, emozioni, passioni e sofferenze. Oltre alla mostra, ci sono e ci saranno fino al 10 di dicembre anche degli spazi di incontro per ragazzi delle scuole medie e superiori per parlare di carceri e sulle implicazioni sociali e personali di una possibile detenzione. Diana, per favore, ci dici chi è Margherita Lazzati? Margherita Lazzati, oltre a essere una fotografa, ha iniziato più tardi a essere fotografa, è una volontaria della casa di reclusione di Opera e era volontaria presso un laboratorio di scrittura creativa e lettura. Dal 2016 ha iniziato proprio anche a fotografare le persone, i detenuti e i volontari impegnati proprio dentro al laboratorio. Concludo con quello che proprio lei ha detto di sé, proprio la fotografa ci ha detto di sé, ovvero questo: adoro fare ritratti per dare voce a chi non ce l'ha, ma ho scelto solo luoghi e niente volti per una meta di passaggio come San Vittore, casa circondariale dopo la quale alcuni saranno assolti e altri condannati. Prediligo sempre fotografare in bianco e nero perché le foto in bianco e nero storicizzano, in particolare in carcere dove la realtà è in tutte le sfumature del grigio. Ho lasciato a colori la cella delle donne e pochi altri scatti per attualizzare. Grazie Diana, è veramente molto interessante questo sguardo così sensibile. E però adesso passiamo la parola al nostro arcivescovo di Bologna, Matteo Zuppi, per parlare di beatitudini nella rubrica che si chiama appunto Parole Chiave. Ascoltiamolo. Bene, siamo con Matteo Zuppi, il nostro arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, e stiamo commentando con questa rubrica Parole Chiave la quinta beatitudine,
che tratta il tema della misericordia. Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia, leggiamo dal Vangelo di Matteo. Io posso risalire all'origine etimologica della parola misericordia, che unisce due parole, anzi un verbo che è miserere, essere misericordiosi, e cordis, il cuore. Ma chiedo a te l'origine biblica. La misericordia è proprio il senso di Dio. Dio è misericordia. Cioè la misericordia vuol dire che noi siamo nel cuore di Dio e che Dio non ci guarda da estranei, ma ha attenzione, cura, protezione, che mette il suo cuore nel nostro cuore e il nostro nel suo. La misericordia è avere un cuore in comune. Non è come dire io faccio un po' di misericordia, no, e legarsi a una persona e viceversa, no? Ecco, la misericordia di Dio è Gesù, perché è proprio la concretezza della scelta di Dio. Dio ha misericordia e non è che dice, vabbè, poveretto, oppure faccio un'opera buona. Viene Lui, che è un'altra cosa. Quindi ci ricorda che la misericordia non può essere un buon sentimento, poi qualche volta ci sentiamo noi, quanto sono buono, ho avuto pure tanta misericordia, ma che hai fatto? Niente. Allora non va bene, no? Mentre Lui viene, diventa uomo, per dire che tutto il suo cuore è nel nostro e che tutto il nostro cuore diventa uguale a noi e che... più grande di questa è la misericordia, anche io divento il tuo dolore, divento la tua difficoltà e viceversa. Ecco, quindi la misericordia è proprio Dio e Gesù è la concretezza della misericordia. Ecco, in questa beatitudine c'è una particolarità, perché è l'unica in cui la causa e il frutto della beatitudine, ovvero della felicità, coincidono. In pratica, coloro che esercitano misericordia la troveranno, quindi saranno misericordiati, si può dire così? Sì, noi raccogliamo quello che seminiamo, quindi saremo felici se cerchiamo davvero la felicità. La felicità non dipende dagli astri, dalle lune, dai soldi, dal successo, quindi alla fine dipende da altri, no? Dipende da me. Io posso avere anche tanti problemi ed essere felice. Ma io sei matto, come fai a essere tanti problemi? Forse dopo due bottiglie di Barbera può anche essere. No, non è dopo due bottiglie di Barbera. È perché sento l'amore di Dio, perché sento che il Signore non mi lascia solo, perché sento che quello che sto facendo quindi è per Lui e quindi anche per me stesso, è giusto, nel senso che è quello che il Signore mi chiede, e questo mi dà tanta felicità e questo mi fa star bene, no? Poi io sto bene se faccio star bene gli altri, io starò bene se ho fatto star bene gli altri. Ecco, in questo senso noi raccogliamo la misericordia, e anche perché se noi guardiamo il mondo intorno con misericordia, il mondo intorno diventa vivo. Se lo guardo senza nessun sentimento, tutto grigio, no? Può essere che qualcosa che mi interessa, in genere ci interessano solo le cose più stupide e quelle che sono più appariscenti, diciamo così, mentre se io guardo con un cuore acceso, e la misericordia è, vuol dire, un cuore che è acceso, e tutto si accende, quindi anche il mondo intorno, ve lo vedrò, mi darà tanta misericordia, mi darà tanto motivo per voler bene, per sentirmi voluto bene, per avere qualcosa da dare agli altri. E tutti quanti noi abbiamo sempre qualcosa da dare agli altri. È una bella immagine questa che ci dai, e esercitare misericordia significa anche esercitare il proprio perdono. Sappiamo che però non è facile perdonare, a volte ci sono dei mali che sembrano difficilissimi da perdonare, sembra una montagna da scalare difficoltosissima, ma quindi ti chiedo come ci si può allenare a provare misericordia. Allora, il perdono non è una app che si scarica nel nostro computer spirituale, il perdono è sempre anche un itinerario,
qualche volta per esempio uno ha perdonato, però qualche volta gli viene anche la rabbia o gli viene un senso di ingiustizia e via dicendo, no? La misericordia è chiaramente anche il perdono, cioè io se ho misericordia verso qualcuno lo perdono. Il padre misericordioso è quello che col figlio che si è preso tutti i soldi, ha speso tutti quanti. Il fratello maggiore dice: io quello non lo perdono, quello è tuo figlio, io non c'entro più niente. Il padre invece gli butta subito le braccia al collo. Perché? Perché ha misericordia, perché quello è suo figlio, perché lo riaccoglie, no? Questa è la misericordia. Allora, però il perdono è anche un itinerario, quindi è anche qualcosa che però noi dobbiamo scegliere. Dobbiamo scegliere perché dire io non voglio diventare uno pieno di odio, di rancore, che c'ha tutto, è come a me succede sempre con la posta, no? Io ho la posta che purtroppo si riempie sempre, quindi tutta intasata, quindi gli altri non possono più entrare in niente perché punto. E qualche volta guardate il cuore intasato, la casella intasata da odi, da rancori, da giramenti, da conti da far pagare e anche un po' conti da pagare, perché poi dobbiamo perdonare ed essere perdonati e anche quindi avere noi l'atteggiamento in cui chiediamo perdono. Grazie Arcivescovo, anticipiamo già il tema della prossima volta, tratteremo la beatitudine che riguarda i puri di cuore e ricordo a tutti i nostri ascoltatori e teleradioascoltatori di iscriverti segreteria.arcivescovo@chiesadibologna.it. Grazie. E dopo aver ascoltato Matteo Zuppi, passiamo al nostro calendario dell'Avvento Sui Generis con Parlami Dentro. L'iniziativa che ormai conoscete e che ci accompagnerà tutto il mese di dicembre di lettere scritte dall'esterno, dalle cittadinanze, alle carceri, nello specifico al carcere della Dozza. Ascoltiamo la lettera di Davide Sapienza, scrittore, che è letta e interpretata da Marilu Ardillo della Fondazione Casillo. Ascoltiamolo insieme. Caro uomo senza libertà, ti scrivo per raccontarti un paio di momenti della mia vita che riguardano la tua condizione di uomo privato della libertà personale. 30 anni fa entrai in un carcere italiano insieme al poeta Cheyenne Lance Hanson. Eravamo a Brescia e io, oltre che amico di Lance, ero il suo traduttore. L'incontro con quei carcerati, che spero siano uomini liberi oggi, era dedicato al racconto dell'esperienza di un nativo americano nella società contemporanea americana. Una minoranza etnica che fino a 3 secoli fa era la popolazione che quelle terre occupava da millenni. Ricordo poche cose di quel giorno, ma soprattutto una: la sensazione che chi era chiuso in carcere a Brescia si sentisse come il popolo Cheyenne rappresentato dal poeta e amico Hanson. La seconda esperienza l'ho fatta a Firenze, con alcuni detenuti, per parlare di un libro di Jack London, Il vagabondo delle stelle, del 1915, durante un convegno di promozione della letteratura all'interno delle carceri. Oltre che scrittore, sono anche traduttore e quel libro di London è tra i miei preferiti. Ti consiglio di leggerlo. È duro, credo difficile per chi è detenuto, ma te lo consiglio con tutto il cuore. Che esperienza strana parlare di un romanzo nel quale il protagonista viene sbattuto in isolamento per periodi lunghissimi e che a causa di un cavillo burocratico viene condannato a morte per impiccagione. Se te lo scrivo è perché quando sento parlare di carceri mi si stringe il cuore. L'ipocrisia del sistema degrada le persone che hanno sbagliato, ma qui fuori, noi altri 60 milioni di italiani, facciamo tutti finta di niente. Avete sbagliato? Dovete pagare. Come? Non è affar nostro. Però voglio tornare a quei due eventi che mi hanno visto a contatto diretto col mondo dei detenuti. Ricordo che a Firenze mi intrattenni a parlare con due ergastolani. Si diceva una volta, fine pena mai. Che ipocrisia. Sai, quando mi trovai di fronte a quei carcerati a Brescia e poi quelli che ebbero il permesso di uscire per partecipare all'incontro di Firenze, pensai che gran parte di loro, prima o poi, avrebbe trovato la libertà. Mi vergogno quasi a dirtelo, ma in qualche modo quel pensiero diventava una specie di consolazione. Tutto passa, tutto scorre. Peccato che subito dopo pensai, tornare liberi, ma a quali condizioni?
Essere davanti a persone in una condizione di assenza di libertà, a pochi centimetri da loro, dialogare, anche sorridere magari, è tutto molto particolare per noi che stiamo di qua. Ma per voi? Questa domanda non ha mai avuto risposte. Io vivo in montagna, ma sono nato in una cittadina lombarda, a Monza. Non mi piaceva il caos e volevo dedicarmi agli spazi aperti. Per me la libertà era camminare la terra senza barriere, incontrando persone, dedicandomi alle emozioni suscitate dalla geografia che mi permetteva di uscire da me e entrare nel territorio. Sono stato fortunato a nascere in una famiglia che mi ha dato la possibilità di sperimentare e poi riuscire nel mio intento di fare ciò che desideravo: viaggiare, scrivere, incontrare persone, camminare con loro, trasmettere emozioni, provocare pensieri e chissà anche azioni. Stare attenti a cosa facciamo alla nostra casa comune, la terra. E quando ho visto uomini che, come te, devono vivere in pochi metri quadrati, respirare in pochi metri quadrati, sognare in pochi metri quadrati, mangiare in pochi metri quadrati, tenere il corpo vivo e lo spirito vivo in pochi metri quadrati, emozionarsi in pochi metri quadrati, ho sempre pensato: ma io riuscirei a sopravvivere così? Per darmi forza, immaginando questa condizione, ho sempre pensato che il dolore più grande non sarebbe solo quello di essere allontanato dalle persone che amo, ma allo stesso modo anche dalla terra, dal suo respiro, che è anche il nostro, dal poter camminare libero nel mondo per riconoscere il legame che ci connette tutti, esseri umani e tutto il resto su questo pianeta e oltre, fino alle stelle e alle galassie dell'universo. Mi piacerebbe pensare che la persona detenuta in un carcere italiano possa essere messa in contatto con il respiro più grande, quello della madre terra. Non so se questa frase ti farà incazzare, ma so che questo mondo, ricco di cose bellissime, andrebbe meglio se noi esseri umani ritrovassimo l'abbraccio con la terra e se lo facessimo imparando a includere chi ha fatto scelte diverse, a volte scellerate, figlie di diverse ragioni che non tocca a me elencare né giudicare. Persone che, se devono scontare una pena, non devono essere private del respiro della vita, della terra, del cielo. Generalmente nessuno di chi commette grandi crimini contro la terra viene chiuso dentro le sbarre, e questo deve dirci molto su che società siamo. Non so cosa tu abbia fatto e sinceramente non mi interessa, ma so che se tu e gli altri poteste uscire e farvi una camminata ogni giorno nella natura, pian piano quella carezza inizierebbe a farsi sentire e probabilmente tante angosce sarebbero ridimensionate. Sebbene i vostri problemi oggettivi, una volta fuori, rimarrebbero notevoli e bisognosi di aiuto da parte della società di cui tutti siamo parte. Nulla è come respirare, percepire, pensare, ragionare, parlare, se si è dentro il respiro del mondo. Mi piacerebbe sapere se queste parole ti hanno incuriosito o, al contrario, semplicemente annoiato, se ti sembrano assurde, se invece, come spero, hanno toccato quei fili nascosti che sono il tuo legame con la terra, con la vita, con l'idea di nuove possibilità nel dopo che ti attende. Non so dove tu sia nato, cresciuto, so però che se potessi per un giorno portarti a fare un'escursione tra i boschi e i fiumi, nelle colline e orizzonti, qualcosa dentro di te forse succederebbe. E invece di vedere i confini, potresti capire che anche tu hai dei sogni, che anche tu, coi tuoi talenti, potresti incamminarti verso altri orizzonti, che i tuoi sogni valgono quanto i miei e quelli di chiunque altro. Davide Sapienza. E dopo parole chiave continuiamo la nostra trasmissione con una nuova rubrica. Si chiama Sale in Zucca ed è una gentile concessione di Giulia Zamboni, che lo ha mandato in onda per mesi su Radio Città Fujiko. Quindi ringraziamo davvero Giulia Zamboni per questa concessione. Ed è una rubrica dedicata ai modi di dire della lingua italiana, alla loro origine, al loro significato, insomma a tutto quello che si nasconde dietro la nostra meravigliosa lingua. Oggi vogliamo portarvi alla scoperta di alcune espressioni idiomatiche che riguardano il bene più importante che abbiamo, ovvero la memoria. La puntata di oggi, infatti, ha un nome indimenticabile, si chiama Non ti scordar di me,
E non a caso ho detto indimenticabile, perché il tema è proprio questo, perché qualche mese fa in America, il 2 luglio, è stato istituito in un calendario americano, devo dire poco ortodosso, il National I Forgot Day, ovvero il giorno nazionale del l'ho scordato. Quindi una giornata particolare nata per celebrare tutte le dimenticanze, ebbene sì, proprio le dimenticanze legate ai compleanni, agli anniversari, agli onomastici, insomma tutte le volte in cui a distanza di ore, di giorni magari, ci viene in mente di esserci dimenticati proprio quella data lì e allora realizzare che la si è dimenticata e dobbiamo porgere i nostri auguri, le nostre scuse in ritardo. A me purtroppo capita sempre, lo ammetto, specie con gli onomastici della mia famiglia numerosissima, e grazie che c'è WhatsApp per questo, devo dire. Caterina, io tra l'altro vengo dal sud, degli onomastici, tu lo sai benissimo, sono onorati e celebrati. In realtà da quando sono venuta qua al nord faccio un po' fatica a ricordarmi tutto e quindi diciamo che sto celebrando maggiormente i compleanni, però c'è gente che appunto non se li ricorda e io sono la prima. Grazie al cielo esiste il calendario elettronico, oppure esiste WhatsApp, quindi o mi avvisano oppure ce l'ho scritti, altrimenti figuracce su figuracce. Però proprio pensando alla giornata di cui hai appena parlato e un po' a tutti smemorati cronici tipo la sottoscritta, che abbiamo deciso di dedicare la puntata di oggi ai modi di dire che riguardano appunto il ricordare oppure il non ricordare. E partiamo dai pesci. Lo sapete che io faccio il venerdì animalesco e quindi ritorniamo sugli animali. Se infatti anche voi siete tra coloro che non si ricordano le cose a meno che non le scrivano su un post-it e hanno sempre bisogno della sveglia per andare a prendere i figli, o se non riuscite a fare la spesa senza la lista, ma anche questa la dimenticate a casa, è possibile che molte volte vi siate sentiti paragonati ai pesci, in particolare i pesci rossi. È infatti noto che i pesci rossi abbiano una memoria molto corta, una memoria ovvero di non più di 3 secondi, e avere la memoria di un pesce rosso significa quindi non essere in grado di ricordare qualcosa per più di 3 secondi. Devo dire, Diana, che però questo modo di dire della lingua italiana è stato smentito dalla scienza. Infatti sembra che la leggenda dei pesci rossi non sia vera. E probabilmente questo modo di dire ha origine dal fatto che questi pesciolini vengono custoditi in ambienti troppo piccoli per loro. Infatti, studiando il loro comportamento, ecco, una vasca di pesci sembra, ecco, aver notato che questi pesciolini cercano tutte le volte di ritornare sugli spazi, gli oggetti che più volte hanno già toccato, come un'epifania continua in cui riscoprono sempre le stesse cose che hanno nell'acquario. Ma in realtà non è vero che i pesci non hanno memoria. Ma in realtà, se questa cosa dei pesci smemorati vi interessa, vi è familiare, lo è perché c'è un cartone animato davvero delizioso di alcuni anni fa, in realtà ormai, che ha tra i protagonisti, non protagonista principale, un pesciolino veramente delizioso. Caterina, il pesciolino veramente delizioso è Dory, del cartone animato della Pixar Alla ricerca di Nemo, che è di fatto un irresistibile pesce chirurgo affetto da amnesie ricorrenti. Non è un pesce rosso veramente, ma non è un caso se gli autori del cartone hanno attribuito questa caratteristica a Dory, che oltre ad aumentare un po' l'effetto comico del film, alimenta anche la credenza sulle scarse capacità mnemoniche della popolazione ittica. Tra l'altro è stato il primo film che io ho fatto vedere a mio figlio da piccolo, aveva 2 anni e mezzo, ed è rimasto terrorizzato da questo barracuda che arrivava e affascinato dalla povera Dory. Comunque questo non è l'unico detto della lingua italiana che riguarda appunto la memoria e gli animali. Nel mondo animale ce ne sono altri, ma uscendo chiaramente dall'acqua possiamo trovarci davanti
davanti a un mastodontico elefante la cui memoria sembrerebbe essere veramente potentissima. Ed è un po' all'opposto dei pesci, se ci pensiamo, no? Gli elefanti sono quegli animali a cui associamo una capacità mnemonica elevatissima. Gli elefanti non volano, almeno tutti tranne Dumbo non volano, ma appunto questo detto è vero sugli elefanti, al pari dei delfini e di certi grandi scimmie. Tra l'altro sono infatti considerati tra i mammiferi con le capacità intellettive più sviluppate, e tra questi c'è anche una buona memoria. È stato infatti provato che proprio le femmine più anziane del branco, che sono spesso incaricate di portare il gruppo in zone ricche di cibo e acqua per sopravvivere alla siccità stagionale delle aree in cui vivono, conservano il ricordo delle oasi anche per molti e molti anni. Infatti sono in grado in questo modo di portare il proprio branco in salvo, e anche le nuove generazioni che vengono poi vengono istruite proprio sulla geografia del posto da cercare. Beh, ora che ci siamo tolti ogni dubbio sulle capacità mnemoniche di pesci ed elefanti, è il momento di una parentesi musicale. Naturalmente raccontateci anche voi quali sono le vostre amnesie principali durante la giornata, scrivendoci a redazioneliberidentro@gmail.com oppure scrivendo alla nostra sede fisica in via del Tuscolano 99, casa Don Giuseppe Nozzi, indirizzate a Liberi Dentro e Radio TV, CAP 40128 Bologna. E lasciamoci con una piccola pausa musicale. Questa forse la riconoscerete, è di Giorgio Gaber. Quello che perde i pezzi è il titolo di questa canzone. Che distratto, perdo sempre tutto. Passeggiavo senza stinchi col mio amore. Ho intravisto nei suoi occhi un po' d'angoscia. E anche oggi questa puntata finisce qui, vi ringraziamo di averci seguiti. Caterina vi ha già detto dove ci potete scrivere, redazioneliberidentro@gmail.com, e semplicemente ci vediamo domani. Ciao a tutti!